Ragazzi, ragazzi, qui è Giulio Renessante, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui con il nono episodio con la carriera con Mastur. Questo qui sarà un episodio speciale perché andremo a giocare ben 4 partite, cioè le ultime 4 che ci mancano appunto per finire il campionato. Poi nel prossimo episodio vedremo un po' come andrà il calciomercato, perché non sappiamo se riandare al Milan, se cercare di cambiare totalmente squadra, ancora non lo sappiamo. Ci voglio pensare dopo, ci voglio pensare più avanti, però adesso appunto voglio prima giocare queste 4 partite. Ovviamente, ragazzi, visto che sarà un episodio speciale perché 4 partite credo di non averle mai fatte, cerchiamo di supportarlo al massimo raggiungendo gli 800 like per questo video. Quella lì è la classifica, noi siamo al 9° posto con 46 punti. Qualcuno di voi ha ipotizzato che comunque i preliminari di Europa League si potessero raggiungere anche al 7° posto, ma io non credo, comunque non mi sono informato, però non credo. Ma anche se fosse vero, è impossibile raggiungere l'Atletico Bilbao, che ha 2 partite in meno rispetto a noi, anzi una partita in meno, e ha ben 10 punti di distacco. Quindi sarebbe veramente difficile recuperare 10 punti, che poi non sono 10, ma se l'Atletico vince sarebbero addirittura 13, e quindi sarebbe veramente impossibile. Quindi anche se fosse così, a noi non ce ne frega niente, perché non riusciamo neanche a raggiungere il 7° posto. Detto questo, io direi di partire subito, visto che dobbiamo giocare ben 4 partite, quindi non perdiamoci in chiacchiere, partiamo con la prima contro l'Atletico Madrid. Ci siamo, ragazzi, siamo al Vicente Calderón, le squadre stanno per entrare in campo e inizia adesso Atletico Madrid Malaga. Attenzione qua, Camacho, primo pallone per noi, possiamo andare, Mastur, la finta, e poi facciamo correre il nostro amico Atsu, vero? Esatto, gioca Atsu, quando gioca Atsu mi sento sicuro. Guardami Atsu, bravissimo, poi il cross dentro di testa, non ci arriva nessuno, poi a rebuona per Santa Cruz, e chissà se non me lo conta come assist, perché comunque nessuno l'ha toccata là dentro. Chissà, chissà, dopo andiamo a vedere. Comunque bravissimo Santa Cruz, che si fa trovare pronto. E 1-0 Malaga dopo 16 minuti. Quando prende Palazzo c'è sempre una bella azione di mezzo. Felipe Luis dentro per Coque, dentro Kameni in qualche modo, da pallavolista, allontana via. È entrato Uche al posto di Santa Cruz, quindi Uche non stava giocando. È una bella sfida esa tra Santa Cruz e Uche, perché anche Santa Cruz ha fatto bene. No, Cifu, non sbagliare queste cose. Saul, dentro per Correa, a te, è finita, stiamo attenti qua, stiamo attenti, siete in 3, non fatelo girare, non fatelo fare niente, attenti, palla dentro, Ricca, bravissimo, bro, guardate un po', dai, però dobbiamo sempre un po' rischiare, vai così, guardami, no, 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 non adesso, non adesso, Atsu, Atsu, mannaggia, e siamo fuori dal campo, ho sbagliato a chiedere palla a lei subito, andiamo a simulare comunque il resto della partita, mancano 16 minuti alla fine, vediamo se siamo riusciti a mantenere il risultato oppure no. Abbiamo vinto 1-0, quindi ce l'abbiamo fatta. Ok, è la prima andata, 3 punti conquistati, facciamo gli allenamenti, ormai ci stiamo avvicinando ai 79 se non sbaglio, anzi non solo ci stiamo avvicinando, ma li abbiamo anche raggiunti, siamo arrivati quindi a 79. Andiamo avanti nel calendario, perché la prossima partita sarà contro il Levante, penso, non lo so, sì esatto, il Levante, però noi non siamo in campo, al nostro posto c'è Charles. Ok, anche Uche non è in campo, molto molto strano, abbiamo perso il posto sia io sia Uche, ma non si capisce. Comunque 2-1 con doppietta di Giuseppe Rossi, mamma mia, e gol di Charles da parte nostra. Comunque abbiamo perso. Facciamo ancora una volta quindi gli allenamenti e poi andiamo avanti sempre nel calendario. Prossima partita contro il Celta Vigo, siamo in campo, quindi abbiamo recuperato le energie stando fermi nella partita contro il Levante, e adesso possiamo andare a giocare questa partita. Questa qui è la classifica, noi siamo a 49 punti e l'Atletico Bilbao e la Real Sociedad sono a 8 punti l'Atletico e a 9 la Real Sociedad. Recuperare 9 punti in 2 partite è impossibile, quindi ci possiamo dire matematicamente fuori dall'Europa. Comunque andiamo a giocare questa partita contro il Celta Vigo. Eccoci qui, ragazzi, siamo sotto la pioggia, le squadre stanno per entrare in campo, inizia adesso Celta Vigo Malaga. Attenzione qua, palla dentro subito, è partito forte il Celta Vigo, eh. Attenti qua, messo giù, fallo. Di solito non li fissa questi falli. Stiamo attenti perché sui calci di punizione. Intanto quello lì a terra, che ci fa quello a terra? Così a caso, cioè questi battono con il mio giocatore a terra, vabbè. Non so se l'avete visto, era tipo lì in aria a terra con la gamba alzata, boh. È buona per noi, possiamo andare, Mastur, facciamo correre Atsu? No, non c'è Atsu, c'è Chori. Però dai, va bene, Chori, va bene. Fai qualcosa, appoggia, appoggia, ok? Il destro!
Altro è la parata di Sergio. Ci abbiamo messo 20 minuti per tirare. Attenzione qua intanto. È buona per Mastur. Possiamo andare. La finta sul primo. Possiamo accelerare. Io ci provo, ragazzi. In destra al giro. E ancora la parata di Sergio. Attenzione qua. Calcio d'angolo però questa volta per il Settavico. Palla dentro e blocca Ochoa. È la prima volta che ti vedo in campo con noi, Ochoa. Calcio di punizione che battiamo noi. Da centrocampo così. Battiamo corto. Guampi comunque. Ancora buona per noi. Mastur dentro. Appoggiamo per Ciori. Fallo. Fallo. E buona il destro. Mamma mia, era lentissimo. Poi Sergio e poi Ugo Mallo. Allontana via. Mamma mia, però, dal calcio di punizione 2-1-2 di fila. E poi siamo addirittura arrivati al tiro. È buona per noi. Possiamo andare. Via così che acceleriamo. Via così, proviamoci anche se siamo stanchi. Anche se siamo stanchi, appoggiamo. Vai Camacho dall'altro lato. Bravissimo. Bravissimo per Ciori. Guardami. È buono il sinistro di prima. Ancora Sergio. Che ci sta parlando di tutto. Poi Rimanelli. Ancora Sergio. Non ci posso credere, dai. Eravamo stati fortunatissimi. Che quello lì si era impappinato col pallone. Poi però abbiamo sbagliato anche noi. Palla dentro. È buona. Per Sene, è buono il sinistro. Ha sbagliato, era tutto regolare. Primo tiro in porta del Settavigo, mi sa. Stavamo anche per subir gol. Attenti al movimento, il sinistro, Ochoa. Bravissimo Ochoa. Il cross dentro, bravissimo Ochoa, che allontana proprio su di noi, che riusciamo a spazzare. Meno male, meno male. Comunque in qualche modo me la stavo cavando. Finisce qua. Siamo fuori dal campo, cos'è? Non è finita, no? Ha fischiato fallo forse. Simuliamo il resto della partita. E se il cambio è il risultato, che mancavano due picosecondi alla fine, significa che il bug allora è sempre presente nei nostri cuori. Vediamo che cosa abbiamo fatto. 2-0 abbiamo perso. Ma com'è possibile? Questo è fuori dall'umano. Vabbè, tanto a noi non ce ne frega più niente del risultato, perché tanto la classifica è ormai è già segnata. Quindi andiamo avanti nel calendario. C'è la prossima partita e ultima contro la Spalma se noi non siamo in campo. Ok, quindi quella lì è stata la nostra ultima partita col Malaga. Va bene, io volevo giocarle tutte e quattro. Questo volevo che fosse un episodio speciale. Comunque vinciamo 1-0 con gol di Rosales. Volevo fare un bel video con tutte le quattro partite giocate, magari anche un video di 20 minuti in cui appunto le giocavo tutte. Però in due di queste siamo stati fuori, nonostante ci sia stata una settimana di pausa per ogni partita, quindi il tempo per recuperare c'era. Ragazzi, io direi di andare avanti nel calendario a questo punto e vediamo un po' se rimaniamo un altro anno in prestito al Malaga o se torniamo ad essere del Milan. Perché qualcuno di voi mi ha detto che anche se gli anni sono due torniamo al Milan. Invece qua qualcun altro ha detto che gli anni sono due, quindi rimango al Malaga. Quindi in questa ultima parte del video sfatiamo questa verità, diciamo, e quindi vediamo un po' chi di voi ha avuto ragione. Siamo a 79, ricordatevi la nostra valutazione 79, e vediamo un po' alla fine di tutti quanti questi mesi di allenamenti a che valutazione siamo arrivati. Secondo me possiamo anche arrivare a 82-83, secondo me. Torna al club. Quindi ragazzi, è ufficiale. Ha avuto ragione chi ha detto che sarei tornato al Milan. Intanto qui gli obiettivi stagionali, guardiamo quali l'abbiamo fatti tutti e quattro. Questo è un segno che comunque la nostra stagione è stata più che positiva. Tutti e quattro gli obiettivi completati. Andiamo avanti quindi, e i tifosi attendono il ritorno dal prestito di Mastur. Quindi siamo tornati ragazzi al Milan. Adesso però non so se fare una stagione al Milan oppure se chiedere il trasferimento. Io sinceramente una stagione al Milan me la vorrei fare. Soprattutto se il Milan dovesse giocare con un modulo che comprenda anche il trequartista. Perché Mastur è un trequartista. E nel Malaga abbiamo giocato completamente fuori ruolo. Cioè completamente comunque lì in attacco, però non proprio da trequartista. Anche se comunque io mi arretravo, diciamo, per far finta di essere un trequartista. Però la mia posizione ideale era quella di punta. Eccoci qua, ci siamo. Siamo nel Milan con il numero 36. Che per chi me lo continua a chiedere non si può cambiare, perché quando si fa la carriera con un giocatore non creato non si può cambiare, neanche andando nel catalogo e comprando l'oggetto specifico che ti fa modificare il giocatore, non puoi cambiare il numero. Comunque rifacciamo tutti quanti gli allenamenti, che comunque sono quelli lì che faccio sempre. Supera il tuo uomo, maestro di passaggi, creazione occasioni, difesa 1 contro 2, e infine l'ultimo allenamento che riguarda quello degli schemi, direi di fare punizioni assistite. Esatto, questi qui sono gli allenamenti. Andiamo a simularli come sempre e siamo a 81, se non sbaglio, 80, però ancora non è finito il mese in cui possiamo
continuare ad allenarci. Io comunque vi anticipo già, come ho detto prima, questi qui intanto sono gli obiettivi stagionali, che sono 8 addirittura, mamma mia, 87 di passaggi completati, 62 palle gol. Il Malaga me ne chiedeva 30, me ne chiedeva la metà, ma sono impazziti questi del Milan. Comunque non possiamo sapere neanche se il Milan si è qualificato per la Champions oppure no. Qualcuno di voi me l'aveva anche detto, vai a vedere la classifica, mi sono completamente dimenticato. Vabbè, non sappiamo dove saremo, in Champions, in Europa, non si sa, lo scopriremo comunque nei prossimi episodi. La notizia importante comunque è che siamo passati al Milan e che voglio assolutamente farmi un anno con il Milan, sperando che sia almeno in Europa League. Intanto 88 di dribbling, 88 di agilità e 88 di controllo palla. Stepney è presente qui con noi. Io ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto, cerchiamo di arrivare a 800 like per questo cambio, diciamo, di squadra, oppure di questo ritorno alla nostra squadra di origine. Noi ci vediamo comunque con un prossimo video. Bello!